Un altro calcio è ancora possibile, è il titolo del libro di Riccardo Cucchi, voce storica del mondo radiofonico italiano, che presenta la Sala Sant'Antonio per quello che è il terzo appuntamento organizzato dall'associazione musicale Ciro Scarponi. E così si ritrovano a parlare di quello che è il calcio oggi, quello che è stato il calcio di domani, insieme a Riccardo Cucchi, Milan Rapaic dal remoto, Alvaro Angileri, Antonello Bruchini, Sabatino Durante, Luca Cardinalini, l'assessore Elena Falaschi e Mario Mincigrucci. Si parte da quella che è la foto storica della Torgianese, della squadra di Torgiano, per analizzare ognuno per conto suo, insieme con Serse Cosmi che la fa da padrone, raccontando aneddoti bellissimi della storia perugina. Ognuno racconta la sua visione di quello che è stato il calcio e di quello che è il calcio. La parola d'ordine, come dice Riccardo Cucchi, non deve essere nostalgia. Dobbiamo cercare di comprendere il calcio moderno, capire come si evolve il calcio moderno e soprattutto essere capaci di tracciare una linea, di ricordare che lo sport è popolare, che il calcio è popolare, è democrazia, come viene raccontato durante la serata. Ma non deve essere assolutamente il business, perché il business è per una oligarchia, è una plutocrazia, non è certo quello che è la democrazia del calcio. La passione vera del calcio fatta dai primi calci fino ad arrivare ai professionisti, perché ci sono mille e mille storie che nascono in un rettangolo di campo, negli spogliatoi, sugli spalti, e sono tutte storie che meriterebbero di essere raccontate, ma sono storie che poi si finisce per dimenticare, per non ricordare, per non tramandare. Il libro di Riccardo Cucchi invece è questo, non è un libro di nostalgie, ma è un libro di storie, di appunti dettati dal viaggio lunghissimo come radiocronista per la RAI, tutti insieme per raccontare una storia. È inutile che ti domando se un altro calcio è possibile, semmai la curiosità è sapere come ti è venuto questo dubbio per te che il calcio lo hai raccontato per anni, 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 anni? Ma il libro nasce fondamentalmente come un grido di dolore da parte di chi, come me, è un grande appassionato di calcio. Un grido di dolore che è legato evidentemente alle distorsioni del calcio contemporaneo che in qualche misura fanno innervosire molti tifosi. Troppo denaro e poco sentimento. Ecco, io credo che sia questo il vero problema del calcio contemporaneo. Il denaro ha sepolto i sentimenti in qualche misura e i tifosi si sono trasformati in clienti invece di essere il cuore pulsante del grande fenomeno calcistico, che è soprattutto un fenomeno sociale e popolare. Si può fare qualcosa? Certamente non per tornare indietro, non si può mai tornare indietro, ma credo che sarebbe giunto il momento che probabilmente qualcuno cominciasse a riflettere sul fatto che il calcio non può essere solo denaro. Il calcio è fondamentalmente sport e come tutti gli sport, evidentemente il calcio deve vivere soprattutto di passione. Ci vogliono anche i soldi, indubbiamente, ma che non siano l'unico e vero obiettivo, perché altrimenti il calcio rischia di diventare qualche altra cosa. Ci sono due parole che sinceramente mi irritano quando vengono abbinate al calcio: spettacolo e intrattenimento. No, il calcio non è né spettacolo né intrattenimento, il calcio è fondamentalmente uno sport. Io credo che sia molto importante mantenere chiara questa distinzione, perché il calcio ha 167 anni di vita, se consideriamo l'anno di nascita del calcio in Europa, dalla nascita della prima squadra di calcio, lo Sheffield Football Club in Inghilterra. Bene, 167 anni di vita che hanno rappresentato in molti casi anche l'espressione dei nostri sentimenti, della nostra passione, di una grande radice popolare che ha alimentato
in qualche misura ha fatto diventare il calcio un grande fenomeno planetario. Oggi assistiamo ad un processo di industrializzazione, tra virgolette, del calcio, che rischia di cancellare o di rendere lontani, nebulosi i principi su cui tutti gli sport vengono fondati, l'etica per esempio in primo luogo, il rispetto, i valori. Io credo che da questo punto non si possa in nessun modo retrocedere. Poi naturalmente sappiamo anche che il calcio è business. Caro Attilio, hai fatto una galoppata che pochi sarebbero stati capaci di fare. Il pianoforte, le chitarre, stasera la lirica e il pianoforte e soprattutto un uomo che, come diceva il maestro Lattari, ci ha accompagnato tutte le domeniche della nostra gioventù. Beh sì, la cavalcata non è stata solo mia perché sono... Siamo stati come consiglio dell'associazione musicale, abbiamo collaborato perché questa cavalcata si realizzasse e si concludesse. Voglio ringraziare Antonio Fasi, Cesare Fasi in primis, perché con loro sono stato a contatto più stretto, abbiamo collaborato a fianco, giorno per giorno, condiviso ogni momento di questo progetto. Quindi le cose non si fanno mai da soli, ma si fanno insieme e si condividono. E già il pensarle, realizzarle e diciamo progettare mentalmente è un lavoro importante che, ripeto, non può essere fatto da soli. Se la cosa deve essere condivisa con tutti. Voglio anche ringraziare Stefano Ragni e Zucchetti, che hanno collaborato anche loro per quanto riguarda l'aspetto musicale della cosa, ma soprattutto Riccardo Cucchi, che è la seconda volta che viene con un suo libro qui a Torgiano. L'anno scorso ha presentato La partita del secolo, quest'anno un altro calcio è possibile. Da notare l'assenza del punto interrogativo, quasi che fa pensare ad un'affermazione, cioè che è possibile un altro calcio. C'è un po' di una vena di malinconia, perché a settembre succede qualche cosa, a ottobre succede qualche cosa?
No, beh, a ottobre c'è il rinnovo delle cariche sociali. Io ho fatto un'esperienza importante dentro l'associazione musicale. Sono 8 anni che sono presidente e adesso vedremo quello, come sarà la nuova assemblea, quello che deciderà. Comunque sia, io resterò sempre una figura importante dentro l'associazione, anche se dovessero prendere decisioni che anche queste sono condivise, quindi non sono così nate per caso. Sono condivise un passaggio diciamo naturale, giusto che sia, per un ricambio di direzione. C'è stato un momento in cui si incontra la musica e le parole. Riccardo Cucchi, amante della lirica e della musica, e il maestro invece ha vissuto attraverso il racconto dello sport di Riccardo Cucchi. Che effetto fa incontrarlo e sentirlo di persona? Ma devo dire è un'emozione estremamente particolare, perché noi ormai sessantenni siamo cresciuti con le domeniche pomeriggio, con la voce, con la colonna sonora portante di questi giornalisti che ci hanno accompagnato, ci hanno fatto compagnia, ci hanno fatto vivere momenti belli dello sport come quelli della musica, perché l'arte poi alla fine ha un collegamento estremamente diretto con quelle che sono le attività anche culturali sportive. Quindi Riccardo Cucchi è un grande amante della lirica, la lirica è una, come dire, musica in poesia, e i racconti di Riccardo Cucchi radiofonici erano appunto delle poesie in diretta, perché riusciva a trasmettere delle emozioni estremamente particolari che serve appunto avere una sensibilità importante per poter trasmettere queste emozioni. Torgiano diventa sempre più città della musica, e questo è il merito di tutti, dell'associazione Ciro Scarponi, di chi collabora, della scuola musicale. E non è una cosa banale fare di un piccolo paese la città della musica. Ma direi che a questo punto possiamo dire a tutto titolo che Torgiano è città della musica. Manca soltanto un documento ufficiale che sancisca questa nomina. Città del vino e città della musica, anche qui un'altra similitudine, no? Di un'altra comparazione. Essenza di un nettare molto importante legato a una cultura quale la musica, molto importante. Ritornando all'aspetto musicale torgianese, devo dire che l'associazione Ciro Scarponi ha promosso e sta promuovendo in maniera ampia e articolata tutto ciò che riguarda l'aspetto musicale. Proprio ieri qui a Torgiano c'è stata la commissione del terzo concorso di composizione per clarinetto dedicato al grande Ciro Scarponi, e abbiamo visto che
sono arrivati 6 lavori da tutta l'Italia, quindi questo è un dato estremamente importante, ma la cosa che mi ha colpito ancora di più è che il livello in questi 3 anni si è alzato in maniera esponenziale. Il brano che ha vinto di un compositore partenopeo, abitante a Teano, è un brano estremamente diciamo così articolato e che ricalca perfettamente quella che è stata la visione musicale del Novecento di Ciro Scarponi, quindi un brano che ascolteremo il prossimo 6 ottobre durante le attività del concorso di esecuzione che c'è qui a Torgiano, ormai arrivati alla 7ª edizione, e quindi chiaramente avremo la possibilità l'ultimo giorno di ascoltare questa meravigliosa composizione che va ad ampliare ancora di più la letteratura per clarinetto in una visione di clarinetto nella modernità, e Ciro Scarponi di questo ne è stato il caposcuola. Thank you.